Le fonti Instant Focus, il nostro approfondimento. E allora, scenari economici e politici, perché è il momento di fare il punto su tante questioni. Parleremo del conflitto Russia-Ucraina, sia da un punto di vista proprio diplomatico, se così vogliamo dire, ma anche e soprattutto economico, perché sappiamo molto bene, visto che siamo in tema di bilanci, come quest'anno il conflitto sia stato il tema principale, quello che ha effettivamente, come possiamo dire, fatto un po' implodere l'economia, un'economia che si stava un po' riprendendo, nonostante comunque ci fosse già a margine il problema dell'inflazione che stava aumentando. Però chiaramente e probabilmente, perché poi non lo possiamo sapere, è un po' il tema dello sliding doors, se non ci fosse stato il conflitto tra la Russia e l'Ucraina, la situazione sarebbe più leggera, sarebbe, usiamo il condizionale. Ma insomma, parleremo di questo, ci faremo un po' di voli pindarici anche in questo blocco, perché Russia-Ucraina, il conflitto con Zelensky che peraltro incontra Biden, Biden che ha parlato di un nuovo pacchetto di armi all'Ucraina, in aiuto dell'Ucraina. Inflazione, banche centrali, abbiamo avuto la notizia, io l'ho definita anche un po' shock se vogliamo, che in Italia i salari hanno perso il 10% negli ultimi anni e non solo non aumentano in periodo di inflazione, ma addirittura perdono. Insomma, faremo veramente un bel ragionamento tutti insieme. Io saluto Fabrizio Amadori, saggista, scrittore, addetto stampa, insomma, non so mai come descriverti Fabrizio, hai tanti ruoli, ma che poi vanno a convergere tutti nell'informazione. Ciao Fabrizio, grazie per essere con noi. Ringrazio io voi, grazie, grazie di cuore per questo invito. E poi ti seguiamo anche sul tuo blog, ricordalo per i nostri amici che vogliono leggere, se vogliono leggere i tuoi scritti. Esattamente, nerosubianco.blog, poi alcuni miei iscritti li possono trovare anche su blog economico del giornale, su Economy, su Sussidiario, insomma su Perfetto, vari sì, Fabrizio, riviste veramente. specializzate. Esatto, lo potete trovare e le sue riflessioni sono sempre molto puntuali. Allora, cerchiamo di partire un po', in modo ampio, Fabrizio, poi parliamo di questo conflitto, come ho detto. Scenari economici e politici, come si sta concludendo secondo te quest'anno, 2022? Ma come dicevi tu, la situazione è abbastanza tragica, nel senso che sembrava che ci si potesse riprendere dal Covid, che come sappiamo ha avuto degli effetti deleteri sull'economia. Ecco qua che scoppia la guerra in Ucraina, con i risultati economici che vediamo, perché nel momento stesso in cui due parti, o tre, varie parti del mondo si fanno la guerra anche in senso economico, tu capisci che tutta la situazione generale che ne risente, cioè noi saremmo dovuti ripartire dopo la pandemia con grande entusiasmo, anche direi una sorta di empatia nei confronti del prossimo, considerato, fammi fare questa battuta un po' da filosofo, che la malattia ci avrebbe dovuto avvicinare l'uno all'altro. Avrebbe dovuto far capire la sofferenza altrui. Ci ricordiamo ancora, no, i camion che portavano le E come salme a no? Bergamo e così via. Invece di arrivare a queste conclusioni, devo dire naturali, così io avevo pensato, e invece arriviamo ad una guerra che, quale che sia stata l'idea iniziale del presidente Putin, e cioè che è una guerra che poteva terminare in pochi giorni, il fatto sta che poi la guerra è stata scatenata e i risultati sono impattanti non solo sulla vita e sulla morte di quella gente, in Ucraina in particolare, e già solo questo è un disastro, lo sappiamo tutti, non c'è bisogno di sottolinearlo, ma bisogna ribadire, in questo momento stanno morendo persone, stanno morendo giovani soldati, stanno morendo bambini, donne, anziani, quindi la situazione è disastrosa. Però oltre a questo c'è il problema appunto di un blocco economico. Prima si sono fatti la guerra sull'esportazione di grano mettendo in ginocchio l'Africa e i paesi poveri, poi sulla la questione dei fertilizzanti. Adesso c'è tutta la che è fondamentale per lo sviluppo economico agricolo di tutto Certo. il mondo. Poi c'è tutta la questione degli idrocarburi, adesso c'è il tentativo di mettere un tentativo riuscito per adesso della UE perlomeno di mettere un tetto al prezzo del gas che ha scatenato l'ira ovviamente dei russi, perché poi loro tirando le somme vedono che tra quello che perdono in Europa e quello che prendono da altre parti del mondo ci perdono parecchio. Però voglio dire, nessuno gli ha ordinato di aggredire l'Ucraina. Se vuoi poi torniamo al punto sul perché l'abbiano potuto fare, perché lo Certo. abbiano potuto fare collegandolo con la questione del Covid.
quindi, perché una mia idea è quella che Putin, approfittando della debolezza generale del pianeta e del desiderio di ripartire innanzitutto da un punto di vista economico, pensavano: non mi faranno mai una guerra economica, perché questa avrebbe... Ah, quindi ecco, questo è un punto interessante, il timing, no? Che sembra, ma insomma è fondamentale, non è stato scelto a caso il periodo, tu dici, Fabrizio? Allora, noi sappiamo che Putin, cioè noi sappiamo, l'ipotesi è che Putin abbia spostato questa aggressione, l'ultima ipotesi, per cui ci sono state una, due, tre volte in cui Putin voleva attaccare, forse voleva avere anche delle notizie più sicure, più certe dai servizi segreti per capire quale sarebbe stata la reazione degli ucraini. Fatto sta che comunque ci trovavamo sempre in epoca di pandemia. E quindi, perché comunque parliamo di partenze distanti l'uno dall'altro di qualche mese, non di anni. E quindi alla fine io lo vedo questo collegamento, perché nel momento stesso, come dicevo prima, tu pensi che il mondo sia fiaccato e sta pensando soltanto a riprendere economicamente, anche nell'interesse, anzi direi innanzitutto nell'interesse non solo dei popoli, ma dei governi, perché i governi ovviamente poi campano, parlo delle libere democrazie, di quella che è l'opinione del popolo. Il popolo non ha voglia di soffrire ulteriormente, di vedere prolungata questa sofferenza, no? Dopo la pandemia molta gente ha perso il lavoro, molta gente è andata in difficoltà, molte famiglie erano disperate, e quindi l'idea di Putin, in maniera direi abbastanza cinica, l'idea secondo me di Putin era quella: bene, se attacchiamo adesso ben difficilmente soprattutto i grandi paesi europei, soprattutto Germania, Francia, mettiamoci dentro anche l'Italia, ci avrebbero fatto una guerra economica. Invece poi alla fine questo è successo, ma per questo non più per motivi economici, ma per motivi geopolitici, che se vuoi poi andiamo a dare. Fabrizio, certo, ti faccio una domanda molto a distanza di 10 mesi, no? Visto che appunto si pensava potesse essere una guerra flash. Chi ha sbagliato cosa? È una domanda un po' complicata, mi rendo conto, ma insomma, di chi è la responsabilità di un conflitto che sembra non avere fine? Ma intanto Putin ha scatenato questa guerra non certo per paura della NATO. Questa è una narrazione intollerabile e che trasuda cinismo da parte di questo signore, che non a caso alcuni definiscono un capo mafia. Ma la prova provata che questa narrazione non esista, non abbia fondamento, è dato, fammi dire, proprio dalla guerra. Perché quando la NATO avrebbe dovuto scatenare una guerra contro la Russia, se non adesso che la Russia ha aggredito lei per prima un altro paese, mettendo in forza tutto l'equilibrio europeo, compresa la questione economica? Adesso. Quindi se adesso la NATO non aggredisce la Russia, voglio dire direttamente, proprio questo dimostra che la NATO non ha nessun interesse né intenzione di attaccarla la Russia, ma per un motivo molto semplice: perché la Russia è una superpotenza nucleare. Non è che ci vuole Einstein per capire che una superpotenza nucleare non può essere attaccata. È un po' la caratteristica, diciamo, delle superpotenze nucleari, sapere benissimo questo. Sì, di essere ovviamente, avere uno schermo di protezione di un certo tipo, ecco. No, ma è impenetrabile, perché nel momento impenetrabile dal punto di vista strategico, voglio dire, perché certo, nel momento stesso in cui tu attacchi una superpotenza nucleare, sai che ti verrai attaccato. Ma allora ti fermo, ma perché sorge spontanea la domanda, cioè allora nel momento in cui ovviamente è la Russia che ha dichiarato guerra all'Ucraina e di conseguenza il fronte occidentale ha preso difesa dell'Ucraina, e così poi arriviamo anche a ciò che ha detto Biden rispetto al futuro per l'aiuto proprio a Zelensky, e però a questo punto già si sapeva che non si sarebbero sortiti effetti con le sanzioni eccetera, perché tanto Putin, forte di questa cosa, cioè del fatto di essere una potenza nucleare, sapeva di poter proseguire nel conflitto. Dico male? Sì, no, può proseguire a livello militare, poi vediamo che questo è vero fino a militare, certo. E però questo continuare a livello militare, chiaramente adesso ci arriviamo, ha affossato sempre di più l'economia e insomma l'economia russa, appunto, certo, l'economia russa in tutto, primis, tutte, perché tutto, insomma sì, sì, certo. Sì, anche l'economia russa, certo, l'economia russa in primis, la quale peraltro non era cioè era già stata predisposta rispetto a queste possibili crisi dai tempi della Crimea, quindi la Russia si era in parte preparata
rispetto a uno stress test come questo, ma nessuno poteva pensare che uno stress test fosse così prolungato, così potente, partendo dal presupposto, e nessuno al Cremlino voglio dire, che la guerra sarebbe continuata per mesi se non per anni. E allora la domanda vera è: perché Putin ha scatenato una guerra dove sapeva benissimo di non poter essere aggredito sul suo territorio in maniera significativa, voglio dire? Ma sapeva che avrebbe potuto avere delle ripercussioni pesanti dal punto di vista economico e quindi sulla base dal punto di vista del consenso. Perché probabilmente, questa è un'altra ipotesi sul tavolo, Putin è stato male informato da certi gruppi, da certi, diciamo, ambiti dei servizi segreti apposta. Cioè c'è addirittura l'ipotesi sul tavolo che alcuni abbiano voluto informare apposta Putin che ci sarebbe stata una passeggiata delle truppe russe in Ucraina, perché sapevano che sarebbe successo esattamente il contrario e così Putin sarebbe andato in difficoltà, se non addirittura caduto. Anche queste ipotesi sul tavolo, dopodiché sono ipotesi quanto... giustamente, che però tu hai studiato insieme alle altre. Certo, per quanto riguarda, dicevi, Fabrizio, la parte militare, tenete conto che la Russia è vero che produce, un grosso produttore, il secondo produttore al mondo di armi, ma c'è tutta una parte che non produce direttamente lei, se non in piccola parte, ad esempio la componentistica elettronica. Per cui tu puoi produrre tutti i mezzi blindati, i carri armati che vuoi, ma se non c'è la parte elettronica evoluta, tu li azzoppi questi carri armati, se non addirittura li rendi assolutamente inutilizzati. Mm-hmm. E dato che la componentistica elettronica veniva in gran parte dall'Occidente, e dato che la Cina comunque non può esportare, perché sennò si becca, scusa il francesismo, i dazi dell'Occidente, ecco che gli manca tutta la parte per poter sviluppare appieno la propria forza militare. Sono stati trovati dei microchip di frigoriferi su carri armati russi. Siamo arrivati a questo punto. Figuriamoci. Senti Fabrizio, una domanda molto secca, anche perché dobbiamo correre un po', ma importante. Proprio in prospettiva futura, visto che abbiamo definito questo un conflitto senza fine, poi prima o poi una fine l'avrà, però ancora non si hanno spiragli, no? Come interpreti? Adesso vedremo cosa accadrà a posteriori, ma insomma il fatto che il presidente americano Biden abbia già parlato di un nuovo pacchetto di aiuti a livello di armi, pacchetto di armi all'Ucraina, cioè il fatto che siamo ben lontani da un accordo? Sì, è evidente che loro stanno parlando a Putin, ma stanno parlando anche all'elite. È ovvio che l'elite è stanca di questa guerra, a parte i nazionalisti più beceri e più esaltati. Perché poi il rischio è che al posto di Putin vada uno di questi, voglio dire, abbiamo detto, ci siamo detti forse anche in questa trasmissione, che Putin non è una persona malata di ideologia, lui usa l'ideologia per il proprio potere personale, lui è più Abramovich che Stalin, per capirci, lui è un uomo attaccato al potere per il potere, alla ricchezza, ai lussi. Putin è sta roba qua, non è certamente un Lenin, per capirci. Quindi il punto è questo, cioè abbiamo a che fare con un personaggio che deve adesso trovare una via di fuga che non implichi una sua condanna al carcere, una condanna di tradimento al carcere, o addirittura una condanna a morte. Mm-hmm. Per cui effettivamente gli americani stanno dicendo: attenzione, perché questa guerra ha dato nostro continua e noi abbiamo tutta la forza economica per farla continuare. Noi abbiamo 15 volte, ribadisco, 15 volte il PIL russo. Gli Stati Uniti d'America hanno 15 volte il PIL russo. Anche questa narrazione che la Russia si potesse ergere in contrapposizione all'Occidente, quindi non solo gli Stati Uniti, ma tutto il PIL dell'Occidente. Ma vi rendete conto che questa è pazzia pura? Voglio dire, ci è voluto soltanto uno come Putin, la sua propaganda, convince i russi di poter careggiare, contrastare un blocco economico e militare di quel livello. Ricordiamoci che la Russia, che ha 2,5 volte circa la popolazione italiana e non so quante volte l'estensione dell'Italia, ha meno del PIL italiano. Voglio dire, stiamo parlando veramente di una narrazione del tutto campata in aria, usata per sviluppare un nazionalismo becere, utilizzato da Putin come strumento regno. Il quadro è questo. Allora, sì. Biden comunque ha detto, insomma, questo mi pare chiaro, però appunto questo ci fa pensare che siamo ben lontani da un ipotetico negoziato. Ha detto l'America aiuterà
quanto necessario l'Ucraina e pare che appunto no, abbia detto non voglio spingere necessariamente Zelensky a un negoziato se questo non porta una risoluzione effettiva, insomma. E la lotta per l'Ucraina è la lotta per la democrazia stessa. Queste sono note che arrivano proprio dalla Casa Bianca attraverso dei canali di informazione Sì, americani. perché fammi dire questa cosa, molti non l'hanno capita probabilmente, ed è il motivo per cui molti continuano a dire ma Putin non aveva tutti i torti. Quello che manca come tassello al ragionamento di coloro che prendono le parti di Putin, dal mio punto di vista, e ovviamente una mia opinione personale, è questo. Perché gli occidentali hanno voluto contrapporsi, nonostante i grossi problemi economici che questo avrebbe comportato contro l'aggressione dell'Ucraina? Perché è evidente il progetto, era evidente il progetto della Russia di Putin, perché stiamo parlando della Russia di Putin, di destabilizzare l'Europa intera. Allora, il quadro era quello di un'Europa destabilizzata per i prossimi anni, cosa che ovviamente non solo non poteva andare bene alla NATO, all'Europa e agli Stati Uniti d'America, ma al mondo intero. Perché Certo. un'Europa destabilizzata avrebbe indebolito l'Occidente nei confronti di altri protagonisti a livello planetario, in primis la Cina. La Cina, una volta che avesse visto questo indebolimento permanente dell'Occidente, sicuramente ne avrebbe approfittato. La Cina, tutte le dittature, vediamo cosa sta succedendo, ad esempio, in Turchia in questo momento. Quindi il Certo. concetto di destabilizzazione, di un'aggressione per destabilizzare, per legittimare il proprio potere all'interno, come fanno tutti i dittatori, ma anche per destabilizzare gli equilibri esterni, che ovviamente serve per il proprio potere interno, era una procedura classica che l'Occidente, gli analisti conoscevano benissimo e sapevano che la Russia non si sarebbe fermata lì. E noi cosa avremmo dovuto? Far continuare la Russia a destabilizzare l'Europa, che tra l'altro serve moltissimo agli Stati Uniti in chiave anticinese. Noi vediamo spesso questo parallelismo Russia-Ucraina-Cina-Taiwan. Beh, questo è un filone tutto da sviluppare da un punto di vista concettuale, anche se è vero che la Cina non è che ami una Russia superpotente, probabilmente lei trova anche giovamento nell'indebolimento della Russia, lo vediamo ad esempio sul prezzo degli idrocarburi, che sono tutto a vantaggio della Cina, degli idrocarburi russi, devo dire. Bisogna vedere fino a che punto la Cina accetta un indebolimento della Russia in chiave anti-americana. Allora, siamo in chiusura, Fabrizio, però fammi mostrare quest'ultimo titolo, l'abbiamo accennato poco fa, io volutamente ho calcato un po' la mano, lavoro shock, meno occupati, salari in calo del 10%. Cosa c'entra con la guerra? Sì, c'entra perché in realtà non è solo per la guerra che l'economia sta rallentando, ma sicuramente il conflitto ha dato una grossa spinta in giù all'economia, lo abbiamo già detto, e quindi anche se l'Italia è da tempo che si vede agli ultimi posti a livello europeo per salari, eccetera, abbiamo gli stipendi siamo il paese con gli stipendi più bassi d'Europa, non è una novità, però è chiaro che questa situazione non può far che peggiorare appunto la situazione stessa, scusate la ripetizione, e ci siamo resi conto di quanto siano calati i nostri stipendi del 10%, con un'inflazione così alta immaginiamoci il nostro potere d'acquisto e quindi di conseguenza anche il potere che abbiamo di far ripartire l'economia se qualcosa non cambia. Un commento su questo, Fabrizio, proprio flash, poi ti saluto. Sì, qua c'è un problema strutturale legato al cuneo fiscale, alla tassazione sulle aziende. C'è tutto un discorso complesso che ovviamente ogni governo dovrebbe prendere in carico, ma è difficile da risolvere. Non è a caso che Salvini e altri abbiano cercato fino all'ultimo di diciamo, creare una tensione tra l'Italia e la Russia, perché molte aziende italiane comunque con la Russia facevano business. Quindi si prende lavoro, si prende ricchezza ovunque vada. Adesso c'è tutto il discorso del rapporto tra gli occidenti, l'Occidente in generale e le dittature che però portano business, portano lavoro. Fammi però aggiungere una cosa. Certamente ci sono questi motivi strutturali Sì. legati ai stipendi, legati alla capacità delle aziende di pagare salari più alti, una tassazione inferiore da parte dello Stato, gli sprechi che vengono dallo Stato, tutto quello che sai. Però noi abbiamo un punto su cui noi dovremmo lavorare tantissimo. Noi abbiamo un sud italiano
che il nostro Eldorado, cioè nel momento stesso in cui noi riuscissimo a sviluppare delle politiche di sviluppo di crescita degne di questo nome nel sud, noi avremo 20 milioni, cioè una zona di 20 milioni di abitanti. Non ti dico che abbia il reddito pro capite del nord Italia, perché poi tieni presente che tutte le statistiche sono tarate su una media nazionale, quindi tu devi mettere assieme la Lombardia con la Calabria, tu capisci che sono due realtà totalmente diverse. Nel momento stesso in cui il sud, che io amo, sia chiaro, anche perché insomma per motivi familiari, okay, se crescere in maniera sufficiente, non ti dico come la Lombardia, ma basterebbe come l'Umbria o come la Toscana, tu capisci che tutto il discorso economico sul paese, tutti i parametri economici del paese cambierebbero. Okay. Quindi forse dobbiamo concentrarci di più sullo sviluppo di quella parte importantissima per vari motivi del paese, e vedi che molti problemi anche legati al lavoro. Sì, farebbe più da traino, insomma, ci sarebbe tutto il paese che si muove insieme, non una parte sola, e quindi una parte che resta indietro e che rallenta, insomma. Che rallenta in una maniera, ricordiamoci che per tanti anni, tantissimi anni, sì, l'Italia del Nord, poi di fatto, sì, l'Italia diciamo benestante, ha dato più soldi al sud con la cassa del mezzogiorno che tutto, okay, il mondo all'Africa. Ah, figuriamoci, figuriamoci. Grazie Fabrizio Amadori, ti seguiamo sul tuo blog e naturalmente su tutti i tuoi canali. A presto e grazie per essere stato con noi. Grazie a voi per l'invito, sei sempre molto gentile. Grazie, grazie Fabrizio, stessa cosa per te.